Questo governo, più di tutti gli altri, sta conducendo una lotta senza quartiere alla mafia e alla criminalità organizzata. 5 miliardi e 600 mila euro di beni sequestrati, 1 miliardo 700 mila euro di beni confiscati. Questo è l'antimafia dei fatti. C'è una strana situazione nel nostro paese. E a livello processuale noi registriamo dappertutto una serie, tra virgolette, di successi giudiziari e investigativi, ma complessivamente il sistema delle mafie italiane non registra una caduta significativa, una riduzione significativa. Anzi, come dire, registra una vitalità sempre rinnovata. Per esempio la criminalità organizzata, che tipo di contributo dà alla ricchezza di questa nazione? L'Eurispes ha quantificato il giro di affari delle mafie nazionali in circa 150 miliardi di euro all'anno. Questa somma equivale a circa l'11% del prodotto interno lordo nazionale, e quindi è una cifra veramente alta. Quindi da noi la criminalità organizzata è più potente di qualsiasi gruppo industriale o... Ma non c'è dubbio. Fra l'altro questi profitti enormi aumentano anno per anno, perché fino al 2004 la valutazione era intorno ai 100 miliardi di euro, oggi siamo già a 150, e poi viene reinvestita nell'economia cosiddetta legale. Quindi c'è un inquinamento progressivo dell'economia nazionale da parte di capitali mafiosi che, come dire, alterano le regole del mercato e in fondo poi alterano anche le regole della democrazia.